dopo la marcia su Roma ci voleva la marcia su Bruxelles. E come dici, scusami? Ah, niente. Ah, signora Bordellai, mi lascia la mano? Sta venendo nel campale. Non posso, signora Presidente, sono i giornalisti. Guarda che io sono il signor Presidente. Ok, boomer? Guarda, c'è sta anche a BBC, ma Regno Unito non è la città. Sono la testata giornalistica più rinomata d'Europa. Ah, guarda, c'è sta pure Ungheria. Ciao, Ungheria. Saluto romano, quello? Io sono la Garbatella, scusi. Posso fare il saluto piemontese? Comunque, sono offesa. Avete regalato il Lambrusco a Putin, a me non mi avete dato neanche un bicchiere d'acqua. Perché non ce l'avete i supermercati a Bruxelles? Esci tu o compri? Comunque, io non c'entro niente, è stato Berlusconi. Forza Italia, io sono quella dei fratelli d'Italia. Vecchia del merda che mi rovina sempre la festa. Resta sempre il fatto che il capo di un partito della tua maggioranza abbia inciucciato con Putin. Una cosa gravissima. Ah, oh, per due bottiglie di Tavernello. Noi dell'Unione Europea siamo compatti nella nostra solidarietà all'esercito ucraino. Magari davvero? Sono uno stato sovrano, eh? È con chi voglio. Non penso, caro signor Presidente. Abbiamo montato su tutta questa pagliacciata dell'Unione Europea per impedire a te e a mamma Germania di allearvi a Katsum. Magari davvero? Ma dai... Sono venuto fino a qua per prendere ordini da sta gattara, Ma come si permette, scusi? Ah, ma permette come? Vedi questa? Signor Presidente, lei adesso è il Premier. Magari questi modi da pescivendola li lasciamo a casa. No, no, ma molti più a pizze. Sono venuta qua apposta per dirti che esco da Europa. Non porto più. Ma questa Europa non è un albergo che uno entra e esce come vuole. No, ma mi faccio un'Europa mia. Con l'Ungheria, la Polonia, il Regno Unito, l'Albania, la Turchia... La Germania non te chiamiamo. Voglio vedere dove andate se rimanete da sole. Prosciuttara da borderline. Ma levate del torno prima che la faccio diventare un mazzo dei fiori. Adesso minacciamo? Non è una minaccia, è una promessa. Come quelli che c'erano prima, Le ricordo che l'Italia è un paese della NATO. Punto, ci siamo già letto mica degli americani. In che senso? Che magari mi pio due atomiche e me ne vado a fare un rave a Predappio. Adesso i rave non sono vietati. Levate di torno prima che la faccio diventare un selfie su una lastra di marmo? Signora Meloni, dovrebbe essere un po' più garbata, Io sono garbata, sono la garbatella. Quindi vuoi uscire dall'Europa e allearti coi russi? Magari, signora Borderline. Lei convince la Spagna a far attraccare quelle navi dell'ONG? Spagna è un porto sicuro, Te la butto lì, Oh no, è di nuovo stagione di crisi migratoria. È meglio che uscite. Vedi che sa come convincerti? Prima di uscire devi dare una carrellata dei sordi. Non so, Londra, non sono scema. Non ci abbiamo neanche più gli occhi per piangere qua. Aspetto che vanno via i giornalisti, poi famo i conti io e te. Non sono un ministro dell'economia. Non quei conti. A te che c'ho da fa? Devi stare Berlusconi. Anzi no.